Il 10 dicembre 1963 a Stoccolma accadde un fatto fuori dal comune. In una Stockholm Concert Hall gremita di personalità in abito elegante, il re di Svezia Gustav VI Adolf si alza per raggiungere uno scienziato che non può muoversi per ricevere il suo premio Nobel a causa del morbo di Parkinson. Quel volto, tranquillo, è quello del chimico italiano Giulio Natta, che sta per ricevere il premio Nobel per la sua scoperta nel campo della chimica degli alti polimeri, condiviso con il collega Carl Ziegler. Vorrei anche esprimere l'ammirazione dell'Accademia per la intensità con la quale lei, signor professore, malgrado certe difficoltà, continua le sue ricerche. Quando il re gli consegna il premio, il pubblico scoppia in un fragoroso applauso. Il lavoro di Giulio Natta da allora ha letteralmente cambiato le nostre vite, nel bene e soprattutto nel male. La scoperta che gli è valsa il Nobel, infatti, è quella del polipropilene isotattico, un nome complicato che indica qualcosa però che tutti usiamo ogni giorno, la plastica. L'inizio di un'altra era per il nostro mondo, accolta con ingenuo entusiasmo e poco tempo dopo un carosello italiano annunciava a tutti l'arrivo di questa compagna della nostra esistenza che sta distruggendo il pianeta. È leggero, resistente, inconfondibile, inconfondibile, leggero, resistente. Ma signora, guardi ben che sia fatta di Moplen. La triste verità, invece, sta in cifre che dovrebbero terrorizzarci e che invece ancora non sono state comprese. Nell'Oceano Pacifico, tra la California e le Hawaii, galleggia un'isola fatta interamente di plastiche, grande 1,6 milioni di chilometri quadrati. Se non avete i riferimenti, vi dico 3 volte la Francia. 1, trilioni di oggetti, 80.000 tonnellate di peso, e tra questi i micidiali sacchetti, che spesso si riducono in microplastica che entra nel ciclo alimentare della Terra, mentre le plastiche più grosse sono la causa di una vera e propria strage della fauna marina. Pensiamoci, ogni volta che buttiamo la plastica e soprattutto quando potremmo farne a meno.